Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo episodio di Raft, signori miei. Siamo tornati sulla nostra zattera galleggiante. Io sono Maullo941 e prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti e per il supporto che darete a questa serie, che state dando a questa serie, e di seguirmi sui social che mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Maullo941, comunque il link è in descrizione. Raga, parto da qua perché io ho un attimino giocato e il gioco è frenetico, cioè è terribile, cioè se perdi un secondo sei morto. Quindi facciamo la intro di qua, dopodiché ora ci vediamo subito sulla nostra zattera e cerchiamo di sopravvivere in un modo qualsiasi. Ok, ci siamo ragazzoli. Allora, che progressi abbiamo fatto? Quasi nessuno, a parte fare questo coso qui che serve per bere dell'acqua sale, dell'acqua normale praticamente. Siamo quasi morti perché il nostro amico squallo non fa altro che romperci le scatole. Costruiamo un poco, allarghiamo un attimino la nostra zattera, signori miei. Mi mancano a me tre pezzi di un pezzo di corda per poter fare la canna da pesca. Non possiamo più costruire. Ottimo, perfetto, bello così. Siamo praticamente quasi morti, signori miei. Il nostro squalo Gigi non fa altro che romperci le scatole. Invece di farsi una vita, ci continua a girare attorno nella speranza che ci possa mangiare, ma noi riusciremo a sopravvivere. Allora, l'obiettivo primario, se riusciamo a beccare quella cassa, ci riusciamo secondo noi? Secondo me sì, potremmo anche fare doppietta, facciamo doppietta, facciamo doppietta. Dai, no, la plastica non riusciamo a portarcela dietro, però me la piglio dopo. C'è qualche pezzo di legno? No, no, i pezzi di legno ci sono, non c'è la corda, raga. A noi purtroppo servono dei pezzi di corda, perché non cammini zio, devi camminare. Allora, ci sono altre casse in giro? No, non ci sono casse in giro, perché c'ho il rampino buttato lì? Ok. Piglia sto pezzo di legno, che il legno comunque ci serve. A noi serve, signori miei, decisamente un pezzo di corda. Riempi con acqua salata. Allora, riempiamo la nostra bellissima tazza con l'acqua salata. Qui c'è, metti tazza, ok, così lì sta bollendo, perfetto. E qui ci siamo. Mi serve, ripeto, ragazzuoli, vi stavo dicendo, una corda. Ora, da sotto ci sono due barili, ottimo, ottimo. Mi serve una corda per riuscire a poter fare una canna da pesca. Se noi riuscissimo a fare una canna da pesca, pigliamo un'altra cassa, pigliamo un'altra cassa, pigliamo un'altra cassa. Dai, 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 dammi un pezzo di corda. Ti prego. Abbiamo trovato la corda, raga. Abbiamo trovato la corda. Tab, subito. Subito tab, signori miei. Subito tab. Allora, è qua se non sbaglio. La canna da pesca. Dimmi che la possiamo fare. La possiamo fare, signori miei. Abbiamo la canna da pesca. Abbiamo la canna da pesca. Pesca, zio. Pesca. Non so come si faccia a pescare. Pesca, tu devi pescare, però. Dai, dai, ho bisogno di mangiare. Ho bisogno di mangiare, ho bisogno di mangiare. Ma stiamo pescando in questo momento? Ma mi sembra tutto molto statico per dire che stiamo pescando. Piglia questa cassetta. L'abbiamo preso un pesce? Ui, sì, abbiamo preso un pesce. Vai, lancio lungo, lancio lungo. Dammi un altro pesce, dammi un altro pesce prima che arriva la cassa. Dammi un altro pesce prima che arriva la cassa e devo prendere quella cassa. Tra l'altro ci si sta anche rompendo il rampino. Dammi un pesce, dai, ti prego, dimmi, dammi un pesce. Dai, dai, dai. Sì, abbiamo preso anche il pesce. No, 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 no. Che stai a fa? No, ti ho detto di tirare. Devi pigliare la cassa. Piglia la cassa. Piglia la cassa, zio. Piglia la cassa. Mettila dentro. Ok. Non so cosa abbiamo preso, però va bene. Ora, fermi tutti. Fermi tutti, fermi tutti. Ma mannaggia a te. Griglia semplice. La possiamo creare? Sì. Ma porca miseria. C'era il modo di creare la corda. Io non ne sapevo niente. Dai, è così, zio. Dai così, metti. No, il barile, il barile, il barile, il barile, il barile, il barile. Dai, 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 prima, prima, prima che quello, prima che se ne vada, prima che se ne vada, prima che il tramonti, che il sole tramonti. Dai così. Ora mi metti qui a fianco al nostro bellissimo depuratore. Mi metti anche la griglia semplice. Ok, metti a sé, perfetto. Dove sono i miei bellissimi pesciolini? Metti sgombro crudo e mettilo lì. Oh, grande. Se magna, raga, se magna. Forse ci siamo, forse ci siamo. Dai, smetti. Raccogli sgombro cotto. Magna, zio, magna. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, raga. Stiamo sopravvivendo. Stiamo riuscendo a sopravvivere. Non è per niente facile. Metti la tilapa cruda. Mettila lì e falla cuocere. Contenitore, letto, tavolo da ricerca. Possiamo fare il tavolo da ricerca? No, perché mi mancano gli assi. Perfetto. Pixel art, gancio di plastica, questo lo posso fare? No, mi mancano due pezzi. Non possiamo fare nulla, ragazzoli. Che cosa bellissima. Però abbiamo allargato la nostra. Ora possiamo mangiare. Posso fare il letto? Quantomeno il letto me lo posso fare, dico, così posso dormire. Letto semplice, lo posso fare? No, mi manca tutto praticamente per fare il letto. Ottimo, che cosa bellissima. Là c'è un isolotto, ma non ci possiamo andare all'isolotto, raga. Ok ragazzuoli, allora io ho giocato un attimino off camera per cercare di recuperare più materiali possibili. Là si sta avvicinando una cassa, molto interessante. E là c'è anche un bellissimo isolotto squalo. Gigi, te ne devi andare, Gigi.
Non sei benvenuto sulla nostra pagaia, sulla nostra pagaia, sulla nostra zattera, quello che è. Gigi, no, Gigi, vattene. Gigi, sta lontano dalla nostra barchetta. Gigi. Allora, aspetta un attimo, fatemi recuperare quest'altro bidone. Che poi non è un bidone, è una cassa. Cosa sto a dire? Non è un bidone, è una cassa. Zio, dai, è così. Piglialo al volo che mi serve, così pigliamo altro materiale. Sciappalo, sciappalo, sciappalo. L'ho tirato 3 metri lontano quando era vicinissimo. Abbiamo preso anche un'altra patata. Buono così. Allora, signori miei, noi abbiamo fatto. Io sono fatto un attimino off camera, così da poter portare dei progressi alla serie, alla puntata di oggi. Allora, noi possiamo andare a costruire, se non sbaglio, un tavolo da ricerca. Dovremmo poterlo fare, perfetto. Un tavolo da ricerca, ok. Così abbiamo il nostro bellissimo tavolo da ricerca. Dove sta il tavolo da ricerca? Qua. Me lo dà il tavolo da ricerca, perfetto. Lo mettiamo. Il tavolozzo da ricerca, allora, la barca va in questa direzione. Quindi io direi il tavolo da ricerca di metterlo qui. Premi R, no, dove sta? Tieni premi D, R per una rotazione completa. Ah, ok, giralo, 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 ok. E me lo ciappi, però aspettate, se lo metto lì e lo squalo momagna, dobbiamo fare anche delle coperture, signori miei. Dobbiamo fare anche delle coperture perché se lo squalo me lo magna sono cavoli. Ok, ora aspettate un attimo, poi mi puoi mettere anche dei... Sono bloccato, Houston, Houston. Perché non ti muovi? Ah, certo, sbagliavo il tasto, è logico che non ti muovi. Riusciamo a mettere delle protezioni al mio tavolo? Sì, così evitiamo che lo squalo faccia... Ok, va bene, ok, perfetto, perfetto. Fatto questo, ragazzuoli... Oh, eccolo qua. Retino. Corda. Asse. Metti l'oggetto nello slot per avviare la ricerca. Vediamo, C'è da capire un attimino. Retino. Perché non mi fai fare il retino, zio? Cosa ti manca? Oh, ok, ragazzi, ci siamo riusciti. Retino. Ok, riusciamo a fare il retino. E dove sta adesso il retino? Oh, retino, bello. Lo possiamo creare? No, mi servono asse di legno e corda. Perfetto, ok. Asse di legno e corda. Siamo riusciti. Nel frattempo lo squalo mi ha distrutto un pezzo qui della nostra cosa, però va bene. Riesci a prendere quel barile? Mi serve quel barile, zio. Mi serve quel barile, ciappalo, 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 grande così, dammi tanti assi di legno. Ok, asse, corda, va bene, va bene, va bene. Là c'era un altro, ce la fai a ciapparlo così violentemente? No, dobbiamo mangiare, dobbiamo mangiare. No, questo non riusciamo a prenderlo, dobbiamo mangiare, dobbiamo mangiare. Allora, stiamo calmi, qua riusciamo a prendere questi, prendi anche quest'asse, ok. Dobbiamo mangiare, io dovrei avercelo un pesce cotto, può essere, sì. Un pesce cotto ce l'abbiamo. Stai calmo, zio, che mo mangiamo. Ok. Ti sei ripreso tutto. Perfetto. Bella così. Bella così. Allora. Vediamo se riusciamo a fare anche una vela, raga. Aspettate. Prima di fare il... Vediamo se riusciamo a fare la vela. La vela possiamo fare? No, mi mancano gli assi. Porca miseria. Questi cavolo di assi mi mancano tutto per far tutto. Mi servono tutti gli assi per far qualsiasi cosa, praticamente. Raccogli, raccogli. Raccogli, 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 raccogli. Raccogli, raccogli, raccogli. Già non c'è più spazio nelle mani, zio. Ma quanto ce l'hai piccolo le mani? Guarda quelli, guarda quelli, guarda. Qua sto rischiando. Recupero assi, recupero assi. Asse 1. Aia, lo squalo mi ha pigliato. E asse 2. Dai, torniamo alla barca, torniamo alla zattera. Mamma come corre la zattera, mamma come corre la zattera. Dai. Salta su, ok. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Ora dovremmo riuscire a fare la vela, signori miei, no? La vela riusciamo a farla? Sì. Riesco però invece a fare i retini. Aspettate un attimo. Retino, qua è. Retino, lo posso fare? No, mi manca la corda che però la posso fare. Fermi tutti. La corda la posso fare. Devo solamente trovare dov'era. Corda. Corda la posso fare. Dai, così. Dai, così. Dai, così. Retino. Crea. Va bene, va bene. Ne abbiamo uno. Ne abbiamo uno, signori miei, che io metterei qui. Ruota. R. Ruota. Ma così mi piace di più. Oh, perfetto. Raccoglio oggetti. Bello. Il nostro retino funziona. Il nostro retino funziona. Vedi se lo squalo mi mangia il retino. Men cavolo di brutto. Va bene, ragazzoli. Allora, in questo episodio abbiamo fatto. Là c'è una barca abbandonata. Ma non ho la vela. Non ho la vela. Mannaggia. Questo lo posso prendere io. Lo posso prendere io. Lo posso prendere io. Ciappalo, ciappalo, ciappalo. Mannaggia di una pupazza ambriaca. Va bene. Plastica per noi. Bello così, bello così. Va bene, ragazzi, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video e un prossimo contenuto del canale. Detto questo, ragazzuoli, niente, buon proseguimento di serata a tutti quanti. Di serata, di giornata, quello che è.